arreso interrogatorio, ha ricostruito i fatti che purtroppo hanno visto protagonista la nostra città, ha spiegato il suo ruolo. Vi posso anticipare che non è un ruolo attivo nella vicenda e che comunque le tifoserie aspettavano il momento per scambiarsi dei colpi. Ovviamente l'episodio del Bellardinelli, che è morto sì in quell'ambito, ma che a nostro parere manca quel nesso di causalità tra l'investimento e gli scontri, credo che poteva essere evitato ovviamente se fosse rimasto a Varese. Parlo adesso da avvocato e da cittadino e assolutamente non mi trovano d'accordo questi inni da tifo e non mi trova d'accordo neanche l'aggressione che è stata fatta a Nagolan. Vi ringrazio. No, avvocato, ha fatto i nomi il suo assistito? Non posso rispondere, c'è il segreto istruttorio. Sì, però è stato fatto un nome, ma sul Podice, almeno sì, su questo presunto sul nero, perché avrebbe raccontato una sua versione. Era presente. No, diciamo che la domanda è se sul nero? Sì, ovvero? Sull'automobile nera. Ah, sull'automobile nera, confermata quella che è stata già la ricostruzione della polizia. E cioè? Ovvero che questa auto è uscita dalla colonna probabilmente per evitare il blocco che si era creato. Sulla stessa corsia dove sulla c'è stessa, sulla Napoli. Stessa corsia. Verso, e verso lo stadio, perché la colonna dei tifosi napoletani andava verso lo stadio e purtroppo ha investito questo giovane di Varese che era in mezzo ai furgoni sostanzialmente. È chiaro che è una parte della colonna dei tifosi napoletani? Questo è chiaro, questo secondo la ricostruzione del mio assistito è chiaro, sì. Perché in un primo momento si era detto che sarà sulla corsia opposta, no. L'auto faceva parte della colonna dei... No, l'auto era in colonna, se facesse parte o meno, se facesse parte o no. E che ha scartato, probabilmente per superare questo blocco che era costituito dai furgoni dei tifosi napoletani, e purtroppo ha investito questo signore. Ha ricostruito la catena di comando anche. Su questo mi consente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. L'impressione del suo assistito è che... Vi prego, questo fa parte... Ma lo sappiamo già. Ho capito, però io, siccome sono il difensore tecnico, consentitemi di dirvi che mi devo necessariamente avvalere del segreto istruttorio. Se il nome è uno o più di uno, perché sono più di uno, non li avrebbe fatto. Diciamo che ha ricostruito gli eventi. Quindi fornendo anche diversi... Beh, questo è quello che dice lei. Io le posso ribadire che ha ricostruito gli eventi dal momento in cui si sono ritrovate al baretto al momento in cui si sono ritrovate al parchetto di Via Zola. L'impressione? Sì. Per andare verso... No, queste sono illazioni, non è stata ricostruita in questi termini, quindi non posso dirvi né sì né no. L'impressione del suo assistito è che... Pare che sia un milanese. Essendo non avendo precedenti, verrà rilasciato secondo lei? Ma io confido nel fatto che vada agli arresti domiciliari. L'impressione del suo assistito è che questo impatto fosse stato accidentale, no, oppure no? Accidentale. Ha detto che la macchina è uscita dalla colonna, quindi è chiaro che era qualcuno che si trovava a passare lì in quel momento. Poi ovviamente ci sono anche delle videoriprese fatte da una telecamera o da un'abitazione privata e la polizia potrà ricostruire la dinamica, però ovviamente era già quasi buio, sì, secondo quanto riferito dal mio assistito, sì.